chi è questa gnocca di bambù? Durante questi mesi di YouTube, per fare delle copertine per i suoi video con l'elemento potatonza, più volte Seba si è scontrato con questa ragazza, davvero bellissima, ma allo stesso tempo c'era qualcosa di strano. La computer grafica si muove velocemente, molto velocemente, non solo per gli effetti aggiunti nei film, ma anche per la creazione di modelli 3D completamente realistici. Qualcuno di voi ha mai visto un film intitolato Simone? Nella pellicola il protagonista, interpretato da Al Pacino, è un regista che con l'ausilio di un software crea virtualmente una bellissima donna bionda, Simone, che fa esordire in un film diretto da lui grazie ad effetti speciali. O anche più recentemente, nel film Ex Machina, la linea tra realismo e finzione sembra quasi inesistente. In entrambe le pellicole, la ragazza digitale del primo e il robot del secondo sono interpretate da due attrici, rispettivamente Rachel Roberts e Alicia Vikander. Il fatto che non siano state realizzate in digitale è forse dovuto al problema più grande che deve affrontare la comunità dell'animazione, ovvero l'effetto chiamato Uncanny Valley. Ci troviamo di fronte a ciò quando vediamo qualcosa che sembra quasi umano, ma non del tutto. Gli umani sono così bravi a riconoscere gli altri umani ed è estremamente difficile creare una cosa che assomiglia ad una persona normale e non ad uno zombie o un cadavere. Siamo abbastanza bravi a far apparire la CGI come se fosse reale, ma la vera sfida è scavalcare la valle misteriosa, come potete vedere da questo grafico. Gli artisti giapponesi Teruyuki Ishikawa e Yuka Ishikawa hanno avviato un progetto nel 2015 per creare una studentessa estremamente realistica generata al computer. Il suo nome è Saya e da allora è stata migliorata. Queste sono alcune sue foto della versione nel 2015 e queste di quella del 2016. Anche le sue scarpe sembrano incredibilmente realistiche. Date un'occhiata da vicino a tutte queste immagini. Come vi fanno sentire? Personalmente non percepiamo quasi l'Uncanny Valley e sembra praticamente una normale ragazza reale. Tutto dai suoi capelli alla trama della pelle non ci fa sentire come se non fosse una persona reale. Questa ragazza non è l'unico esempio. Pensate a Deguchi Emi. Era stata presentata come la nuova componente delle AKB48. Era bellissima e dalla sua prima apparizione sulla copertina di Weekly Playboy i fan impazzirono per lei. Fu poi svelato che era stata creata digitalmente, unendo diverse parti dei volti delle altre componenti del gruppo, lasciando molto delusi i fan. Oltre a lei, date un'occhiata all'account Instagram di Lil Miquela. Quando è comparsa sui social network, la gente non riusciva a capire se fosse reale o meno. L'illusione è durata un po' finché non ha pubblicato un video di se stessa che era palesemente finto. Tuttavia, va a dimostrare che la linea è decisamente sottile e probabilmente in un futuro non troppo lontano potrebbe esserci una seria confusione tra una persona reale e una versione generata da un computer. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti.